Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo appuntamento sul canale. Mi era mancato mentre mi a registrare. Sono tornata a casa dopo 4 giorni bolognesi molto belli, nei quali c'è stata una sola live, di 2 ore e mezza. Il salto al tennis, il saltino al tennis, in compagnia di 3 ospiti speciali: Passione Tennis, Alessio Tennis e The Man of Sports. Vi dedico il nick. Ovviamente, iscrivetevi anche al loro canale, cerchiamo di salire. Io, raga, boh, non so a fine anno, però avrò 300 iscritti entro fine dell'anno. Io direi che sì, posso farcela, possibile, possiamo farcela. E niente, e perché non hai portato i video, vi chiederete? Uno, perché comunque ero in vacanza e ci tenevo a stare con la mia famiglia. Due, anche perché, motivo più importante, perché i video io l'avrei potuti fare, tanto mi impiegano 10 minuti. I 10 minuti in cui posso farli e sto da solo perché i miei familiari stavano facendo altre cose, li trovavo tranquillamente, non è che mi era difficile. Però, ragazzi, non ho seguito le partite, non ho visto le partite, quindi faccio dei video su partite che manco ho visto. Quelli sono dei video, fatemi sapere se voi volete vedere dei video, cioè se voi preferite che io porti sempre un video al giorno, perché ce l'avrei fatta tranquillamente. Ma delle volte vi commento anche partite che non ho visto, cioè io preferisco non parlarne proprio di partite che non ho visto. E difficile che io faccia un commento che duri più di un minuto su partite che ho visto, che non ho visto. Quindi, ragazzi, non l'ho viste. E di conseguenza non posso commentarle. Quelle di oggi le ho viste. Allora, partiamo dal risultato in generale. Partita tra Maxime Cressy e Matteo Berrettini. Vince Matteo Berrettini 6-4, 6-2, e sicuramente è importantissimo per Matteo ritrovare la vittoria. E non posso parlarvi della prova perché, per l'appunto, ragazzi, questa non l'ho vista. Ho visto gli highlights, ho visto che, insomma, a parte Cressy che su terra veramente si fa fatica, ma oltre a questo, diciamo, Berrettini sicuramente crescendo. Speriamo che riesca a ritrovare la forma migliore. Io spero vivamente che Berrettini sia pronto per provare a vincere Wimbledon. Penso sia quello il suo obiettivo. E niente, per la stagione su erba in generale. Quindi Berrettini avanti. Musetti 7-6-6-0 contro Mijoimir Kecmanovic. Credo che quel secondo set sia frutto anche della sua stanchezza, perché Kecmanovic ha giocato ad Estoril 5 partite, arrivando fino in fondo in finale, perdendo poi da Casper Ruud, e la stanchezza sicuramente avrà contribuito oltre che alla prova di superiore livello di Musetti. Credo che il secondo set, il 6-0, sia stato anche frutto di un calo fisico di Kecmanovic, che da oggi, cioè che da 10 giorni a questa parte, ha fatto 6-7 partite. E non è semplice, non è semplice. E adesso stiamo vedendo anche con i top. Alcaraz gioca un torneo e lo vince, quello dopo non ce la fa più. Insomma, questo ci fa ancora di più apprezzare quello che hanno fatto Nadal, Federer, Djokovic nei loro tempi. Vabbè, Djokovic ancora adesso. Nadal fino a pochissimo tempo fa anche lui, e Federer, vabbè, fino a un po' di tempo fa, ma nemmeno troppo, perché comunque Federer, parliamo di un giocatore che l'ultima stagione buona è stata al 18, no, 19 anche. Quindi nemmeno stiamo parlando di 20 anni fa. Il fatto che loro dopo una settimana, come se fosse niente, hanno giocato 6 partite, sì, andiamo al prossimo torneo e lo vinciamo di nuovo. Assurdo. E delle betoniere al posto dei polmoni. Quindi pure Musetti avanti, sono contento. Ha giocato, l'ho visto un po' meglio. Il problema di Musetti è che, ragazzi, oltre io, oddio, però Djokovic è vulnerabile a Monte Carlo negli ultimi anni, e infatti l'ha detto anche lui oggi, partita sporca da parte di Nole, e niente, quindi questi sono i due italiani. Poi abbiamo anche Lorenzo Sonego contro Humbert, una partita incredibile, una partita incredibile Humbert. Allora, primo set che scivola via abbastanza velocemente. Secondo set che sembrava stesse scivolando velocemente anche quello. 5-4, serve per il match, e Sonego break a 15. E il cuore di Sonego, ragazzi, è incredibile.
Sonego è un giocatore che non molla mai, anche quando gioca male, anche quando non ci sta, lui non molla mai. Ci sono delle volte in cui gioca male, anzi, Sonego non è un campione. Sonego è un giocatore buon giocatore, ma non è un fuoriclasse, non è un top 10. Ma lui non molla mai. Questa è una qualità grandissima, è una qualità che a questi livelli devi avere. Lui la esalta particolarmente. Io, come Sonego, lotta alle volte per quanto riguarda spirito di combattimento, mi ricorda anche un po' Nadal, il quale io credo lo rivedremo forse per Roma, ma probabilmente anche per Parigi. Piccola parentesi sul Mallorchino. Stavamo dicendo che Sonego ha questa qualità incredibile. Poi nel terzo set fa dei punti mostruosi. E mostruosi, e a quel punto rivince 7-5, partita che si aggiudica lui 3-6, 7-5, 7-5. Questa partita è completamente di gara. Credo che questo sia stato il modo migliore per lui per vincere. E mi sa che gioca domani Sonego di nuovo, o dopodomani. Credo giochi domani, non lo so. Aspettate un attimo, gioca domani contro Danil Medvedev. Gioca contro Medvedev. Giocherà domani all'1:40. Allora, secondo me sarà una partita con i fiocchi, sarà una partita bella. Sappiamo che Medvedev odia la terra e fa una fatica assurda su terra battuta. Però, ragazzi, Medvedev, vabbè, diciamo che sui cementi non si hanno dubbi sulle qualità di Medvedev. Però sono curioso di vedere. Allora, fisicamente questa partita per Sonego, parliamo in vista della partita domani. Domani in campo scenderanno Berrettini, Sinner contro Schwartzman, poi scenderà in campo Musetti, credo, perché ne scendono in campo 5, ho visto. Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego, e chi è l'altro? L'altro è che gioca al derby con Musetti e Nardi giocano al derby, sì, se non vado errato. Scendono in campo questi giocatori domani. Allora, stavo parlando di Sonego Medvedev. Beh, questa partita è veramente interessante. Sappiamo che Medvedev su terra fa una fatica tantissima, è una grandissima fatica. Medvedev è numero 3, no, 4 al mondo, e anzi 5 in realtà, dopo la vittoria estone, il Tirud, però diciamo che è numero 4 al mondo e fa molta fatica su terra. La sua classifica non rispecchia assolutamente quello che vale su terra battuta, lo rispecchia sul cemento, non lo rispecchia sull'erba. Però, come sappiamo tutti, i mesi su erba e terra sono 3 e sul cemento sono 8. Quindi può essere il numero al mondo anche se fai schifo su terra e su cemento e su erba. E poi Medvedev quando è stato il numero al mondo, in realtà comunque quarti a Roland Garros l'ha fatti, quarto turno a Wimbledon, vabbè, non è niente di eccezionale, ma comunque l'ha fatto. Di conseguenza Medvedev fa fatica su terra, però comunque sia è Medvedev. Sonego arriva oggi dopo aver giocato tantissimo tempo. Io credo che questa vittoria gli dia entusiasmo, non ha bisogno di allenarsi tantissimo. Credo che si allenerà una mezz'oretta domani mattina prima della partita, ma poi più di quello non farà. Può addirittura anche non allenarsi perché di tennis ne ha giocato contro Humbert. È stata una partita faticosa mentalmente, fisicamente, tutto eccetera eccetera, ma questa potrebbe essere una partita che lo manda in overperforming fisicamente. Adesso non mi ricordo, in transagonistica, ecco, non mi veniva a termine. Questa partita l'ha mandata in transagonistica, vediamo se riuscirà a mantenere questo livello. Beh, io credo che sia 55-45 in favore di Medvedev, lo do leggermente favorito comunque. Medvedev fa molta fatica su terra, ma lo do leggermente favorito. Di poco, però, Sonego può assolutamente farcela. E adesso passiamo a parlare del derby tra Musetti e Nardi. Musetti e Nardi, i quali sono arrivati a questo turno battendo rispettivamente, per quanto riguarda Musetti, Mijoemir Kecmanovic, come detto prima, 7-6-6-0. Poi invece Nardi, adesso lo controllo perché adesso non mi ricordo nemmeno il nome, in realtà, ragazzi. Nardi ha battuto Vacherò, insomma, partita tra due giocatori di non una classifica altissima. Prima vittoria in un Masters 1000 per Nardi, prima vittoria in un Masters 1000 per Nardi, 7-5-7-5,
sopra il monegasco, sì, o è polacco? No, è polacco. No, è monegasco. È un giocatore di casa. Grande vittoria di Nardi, sono contento. Un giocatore promettente, un 2003, un 2004, 19 anni, compierà 20 d'agosto, insomma. Un giocatore che, un altro qua, un altro talento, un altro bel giocatore in italiano. Beh, lui adesso è il numero 159 al mondo, si aggira su quella posizione lì, forse con questa vittoria ne prende qualcuna. Beh, entrare nei primi 100 stavo dicendo per il Roland Garros è difficile, per Wimbledon pure, ma secondo me può provare ad entrare per i primi 100, per lo US Open almeno, e cercare di entrare nel tabellone principale senza qualificazioni. Difficile che diano una wildcard a Nardi, onestamente. Quindi bella bella vittoria tra Musetti e lui, vedo favorito comunque Lorenzo Musetti, vedo favorito Lorenzo Musetti perché è un giocatore più esperto, sale 140 con questa vittoria virtualmente e domani affronterà, come già detto, Musetti, Nardi Musetti, una bella partita, è una partita sicuramente che secondo me vede favorito Musetti e questo torneo di Montegasolo può servirgli per trovare fiducia, rivincere due partite di fila gli sarebbe utile per lui e a lui servirebbe prendere dei punti in questi primi 6 mesi di stagione. 2023 per il momento non si sta rivelando essere un anno fantastico tennisticamente per Musetti. E l'anno deve difendere i 500 punti di Amburgo, il 250 di Napoli, che c'è da vedere che torneo si giocherà al posto di Napoli, perché credo che Napoli non si giochi, e spero che non si giochi, perché una cosa, quello che è successo a Napoli lo scorso anno, cioè, io se fossi stato un direttore di Napoli avrei detto all'ATP o me lo metti su terra o non sono in grado di ospitare un 250 sul cemento, abbiamo visto, una cosa orripilante i campi di Napoli, vabbè, ma lasciamo perdere, non entriamo in discorsi di questo tipo. Tra Musetti e Nardi credo che vinca Musetti, comunque sia, un italiano affronterà Djokovic, pure Sinner sembra essere mirato, sembra essere fiondato verso un quarto, probabilmente contro Djokovic. Però ragazzi, però Musetti se gioca, innanzitutto se vince contro Nardi, e uno se gioca, se riesce a fare il tennis spaziale nei primi 2 set di Roland Garros, 2 anni prodotto, fatti, mannaggia me, 2 anni fa, nel 2021, a Roland Garros, quando vinse i primi 2 set contro Djokovic, in quel caso perse perché poi doveva andare per un altro set, ma qua sono 2 set, quindi può provare a farlo, magari potrebbe insidiare Djokovic, vincere è veramente complessa, però ragazzi, come vi ho detto, Djokovic fa fatica, sta facendo fatica a Montecarlo negli ultimi anni. E nel 2016 perse da Vesely, 2015 l'ultima volta che vinse. Nel 2017 perse da Goffin, quarti, sempre quarti. Nel 2018 non ricordo, forse perse da Nishikori nei primi round, e poi nel 2019 ha perso con Medvedev e vinse in quarti di finale, poi nel 2020 non si è disputato, nel 2021 invece ha perso contro Evans e poi nel 2022 ha perso subito contro Fochina. E insomma è un Djokovic che a Monte Carlo fa fatica, però magari quest'anno lo vince, anzi è favorito. E invece passiamo a Matteo Berrettini, il quale dopo aver vinto contro Grassi affronterà Serundolo, sì, Serundolo. Mi sembra che affronterà Serundolo. E Serundolo. Allora, è una partita che per Matteo è importante. È una partita che per Berrettini è importante perché il ragazzo ha ritrovato una vittoria in un torneo ATP perché le vittorie nel Challenger di Phoenix contro 2 giocatori di una categoria nettamente inferiore a Berrettini, quali erano ovviamente Bellucci e Vukinic. Poi perse da Shevchenko, la prima vittoria contro un giocatore comunque importante.
Per carità, Cressy su terra non è il ranking che ha, che si aggira tra i 30 e i 40. Cressy su terra forse non è nemmeno sui primi 100. Però comunque si è vinto contro Maxime Cressy. Adesso contro Cerundolo, che ci aspetta Reperettini, questa è una bella sfida. Cerundolo gioca molto bene su questi campi, Cerundolo è un terraiolo, Cerundolo ha vinto un 2,50 lo scorso anno in quel di Bastad contro Sebastian Baez nel derby argentino, nel derby albiceleste in quel per l'appunto di Stad, no, Bastad, scusami, non Stad, Stad vinse Rund proprio contro lo stesso Reperettini. Chi vedo favorito? Probabilmente vedo favorito leggermente Cerundolo, vi dico la verità. Cerundolo comunque che viene da una vittoria contro Cameron Norrie per 6-3-6-4, quindi una vittoria convincente. Le quote per quanto riguarda sono sbagliate e io credo che 2 Cerundolo e 1,80 Berrettini non siano delle quote corrette, dovrebbe essere il contrario forse, perché Cerundolo... Un Berrettini che al giorno d'oggi sta fuori forma, invece che sta cercando di ritrovare forma, mettere partite sulle gambe. Invece abbiamo Cerundolo che è più in forma di Berrettini. È appena fatto i quarti a Miami, quindi io credo che sia favorito Cerundolo, anche se do un 60-40 massimo, dai, ce la può fare. Sinner Schwartzman invece qua è nettamente favorito Jannik Sinner, anche se Schwartzman viene da una vittoria comunque... Possiamo dire abbastanza convincente contro David Goffin, una vittoria che sicuramente potrebbe aiutare a trovare quella fiducia perché Schwartzman nell'ultimo periodo sta veramente facendo fatica, nell'ultimo periodo si parla di un anno e mezzo, due a questa parte. Sinner Schwartzman, io vedo nettamente favorito Sinner, è un Sinner che è polivalente, è un Sinner che riesce a giocare su tutte e tre le superfici. L'ha dimostrato, sui cementi, l'ha dimostrato sui cementi, indoor, outdoor, l'ha dimostrato su terra battuta, l'ha dimostrato anche su erba in quel di Wimbledon. Quindi Jannik Sinner, secondo me, può ottenere, dei bei risultati in questo Monte Carlo. È una chance per arrivare in fondo, ragazzi, se Djokovic è ai quarti è difficile la cosa, però comunque sia, vi dico che questo Djokovic non è così imbattibile perché arriva. Poi Djokovic sicuramente prenderà ritmo. Sappiamo tutti che il primo torneo su terra Djokovic di solito non gioca mai al meglio e soprattutto a Monte Carlo nelle ultime stagioni sta facendo fatica. Quindi secondo me Djokovic è un po' più vulnerabile a Monte Carlo. Sarei molto curioso di vedere se Sinner riuscisse a battere Djokovic in un potenziale quarto di finale. Prima però c'è da battere Schwartzman e per battere Schwartzman... Tra l'altro, suo compagno di doppio nelle due partite che ha disputato in questi giorni, deve giocare come ha giocato, deve giocare al suo massimo. Io credo che se Sinner gioca bene, a un buon livello, anche a un 70% del suo potenziale, per non dire 60, ma diciamo 70, che per il suo ultimo periodo di forma è fattibile, Schwartzman non può vincere. Lo Schwartzman dell'ultimo periodo, poi se Schwartzman... Se mi ritrovo lo Schwartzman della versione 2020 che arrivò alle finals e che fece semifinale a Parigi, allora il miglior Sinner contro il miglior Schwartzman è una partita 50-50 se non favorito Schwartzman perché comunque ha fatto semifinale Roland Garros. Insomma, dobbiamo vedere come si presenta che Schwartzman vedremo, ma io credo che sia nettamente favorito Sinner. Allora, gli italiani abbiamo analizzato le partite di domani di Berrettini, di Sinner, di Nardi e Musetti e adesso manca la partita di Sonego che abbiamo analizzato e quindi per il video di oggi io credo che possa essere tutto. Sono curioso di vedere un attimo le quote se sono già uscite di Sonego, mi vedo domani, io vi consiglio di giocarmi Sonego perché ragazzi a 3,40 contro Medvedev su terra, io se voi giocate le schedine qualcosa ce lo metterei, 3,40 quota per quanto mi riguarda sbagliata. E che io non dico che deve essere, cioè deve essere tipo 2,20, 1,70, 2,30, roba simile, 3,40, 1,30, ragazzi, quote sbilanciate. Giocatevi Sonego se giocate le screen, non le gioco ovviamente, e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video, noi ci vediamo domani con un nuovo video aggiornamento, da me è tutto.